In Puglia la situazione delle elezioni provinciali è abbastanza interessante. Due ballottaggi fondamentali, quelli di Taranto e quelli di Lecce. Un suo commento da europarlamentare del PD. Ma è interessante sia perché in campo sono delle esperienze amministrative di governo importanti, significative. Qui Florido è ben governato, quindi insomma credo che i cittadini abbiano interesse a confermare una buona esperienza di governo come quella di Florido, e sia perché si sta delineando un'alleanza più ampia del centro-sinistra che ha un significato e un valore simbolico che va anche oltre la elezione in sé. Il riferimento principale può essere al partito di Adriana Napoli-Portone, la vera forza nuova di questa tornata elettorale. Non solo a quella, ma quella certamente è una componente importante, ma anche l'UDC, ma anche altre forze riformiste e anche moderate che però si uniscono in un progetto, in un'alleanza, perché sanno che insieme possiamo difendere le nostre realtà. Da una parte Florido, dall'altra Domenico Rana. Un suo commento sull'apparentamento di Giancarlo Cito con Domenico Rana. Beh, credo che si commenti da sola questa alleanza. Non c'è capacità espansiva da parte del centrodestra, c'è forse anche, diciamo, la necessità da parte loro di collegarsi con la destra più retriva, insomma, con diciamo, la parte meno nobile, per usare un eufemismo, della politica tarantina.